Anna Caterina Emmerich, la mistica che ha raccontato i segreti delle sacre scritture. La suora che ha sofferto come Gesù. Ma chi è davvero la beata Anna Caterina Emmerich? Ha descritto in maniera precisissima luoghi che non aveva mai visto. Descrizioni straordinarie che hanno suscitato sempre l'entusiasmo e lo stupore degli studiosi, perché non si capisce come lei da sola avrebbe potuto sapere tutto questo. La dolorosa passione di nostro Signore Gesù Cristo. Das ist ein Buch, was sich vor allem mit ihren Visionen. Questo libro racconta prevalentemente le sue visioni sulla passione di Cristo. Era più letto di Goethe e Schiller. La sua capigliatura era castano chiara, il suo modo di parlare spontaneo. Accanto alla sua riservatezza si intuiva uno spirito intelligente. Così l'amico e biografo dottor Wesener descrive nei suoi diari Anna Caterina Emmerich. Ma da dove cominciare per scoprire la sua vita? Anna Caterina nasce nel 1774 nel piccolo villaggio di Flamschen, vicino Dülmen, nella regione tedesca della Westfalia. Anna Caterina Emmerich nasce l'8 di settembre, è la festa della Natività di Maria. E questa devozione tenera a Maria, alla Madre del Signore, l'accompagnerà per tutta la vita. Lei si definirà proprio una figlia fedele della Madre di Dio. Caterina inizia fin da subito ad aiutare i suoi genitori, vista la difficile situazione economica. Sono loro che le trasmettono una profonda fede cattolica. Anna Caterina Emmerich nacque qui, in questa casa. Già da piccola leggeva la Bibbia e la raccontava come fosse un film, tanto che le persone che la ascoltavano restavano affascinate. Viveva gli eventi descritti nella Bibbia come fossero reali. Quindi già da piccola ebbe delle esperienze profonde con Dio. Caterina si abbandona spesso in solitari momenti di preghiera ed è durante queste estasi che riceve le prime visioni che l'accompagneranno per il resto della sua vita. Vedeva Gesù, vedeva i santi, la Madonna, e credeva che tutti i bambini vedessero le stesse cose. E naturalmente a un certo punto capì che così non era, però lei fin da piccolissima è stata abituata al miracoloso, all'eccezionale. Ma che cos'è un'estasi? E che cosa avviene generalmente durante un rapimento mistico? Un'estasi è un alienarsi dalla coscienza terrena per trasportarsi in un'altra dimensione dove si ha evidentemente contatto con istanze religiose, con istanze spirituali. Chi è in estasi non percepisce niente di quello che è intorno, poi quando si sveglia da questa estasi non ricorda dove si trova. Durante una visione,
Caterina avverte che quel bambino con il quale si incontra è Gesù. Da questo momento la sua vita sarà legata per sempre con quella del Signore. Il matrimonio spirituale invece è un'appartenenza totale, permanente, indissolubile, come il matrimonio, da parte del Signore. C'è una trasformazione delle nostre facoltà superiori, cioè delle tre potenze dell'anima, della memoria, dell'intelletto e della volontà. E queste tre facoltà superiori dell'anima vengono trasformate dal Signore, il quale ci rende capaci di reggere non soltanto un rapimento temporaneo, un'estasi temporanea, ma di perdurare nell'unione con Lui nel matrimonio spirituale, cioè nel diventare, come si diventa nel matrimonio, non più due, ma una cosa sola. Anna Caterina riceve anche la conoscenza dei segreti della natura che utilizza per aiutare gli altri. Potevo discorrere con tutte le cose che mi circondavano. Ogni pianta, ogni foglia, ogni fiore erano per me come un libro aperto. Lei avesse anche delle capacità notevoli di individuare le erbe medicamentose, le prendeva e le trasportava nel suo giardinetto, nel suo orticello, e sapeva a quale malattia erano adatte. I genitori si accorgono ben presto della particolarità della loro figlia. Caterina si alza ogni notte per pregare. Ed è proprio in quei momenti che riceve la visita di una creatura lucente. Lei, nella sua infanzia, nella bellissima infanzia, ebbe la percezione della presenza costante di questo suo angelo custode che la metteva in guardia contro i pericoli, la proteggeva, proprio angelo custode nel vero senso della parola. Le suggeriva come comportarsi, le cose che doveva fare, le cose che non doveva fare, un vero pedagogo, un educatore. Ma durante le sue estasi mistiche, Anna Caterina subisce anche gli assalti di un'oscura presenza. Gli attacchi demoniaci di cui fu protagonista Caterina riguardavano l'aspetto spirituale ma anche fisico, quindi alle volte era colpita anche corporalmente e riusciva a sostenere questi attacchi attraverso l'aiuto degli angeli custode. A 16 anni Caterina si trasferisce a Coesfeld per un apprendistato come sarta, visto la sua debole forza fisica che le impedisce di compiere sforzi manuali. La giovane Caterina si reca ogni giorno presso la chiesa di San Lamberto. È un crocifisso molto particolare. In esso è conservata una scaglia, una reliquia della croce di Cristo, donata da Carlo Magno addirittura. Questa reliquia è particolarmente amata e venerata dai fedeli. Anna Caterina Emmerich pregava frequentemente davanti a questa croce. Lei si sentiva molto unita, molto legata a Gesù. Questa croce significava molto per lei e a tutt'oggi attira molte persone, soprattutto quelle che soffrono e che, come Gesù, si trovano su questo cammino.
Ed è qui che riceve la visione che cambierà per sempre la sua vita. Caterina ha 24 anni quando sceglie di provare le stesse pene di Gesù. Lei sentì un fortissimo dolore e quando si riprese dalla visione aveva la fronte tutta macchiata di sangue. Il dolore in Caterina assume un ruolo di redenzione, redenzione personale del suo popolo e della collettività. Quindi è un dolore per aderire al piano salvifico di Dio. Anna Caterina è costretta a tornare a Flamschen a causa della sua salute. A un corpo sempre più debilitato si affianca però un crescente desiderio di diventare suora. Il padre è ostile alla sua chiamata vocazionale, anche perché non avevano possibilità economiche i suoi familiari, di conseguenza non potevano darle una dote con cui riuscire a entrare in un convento. Anna Caterina viene accettata nel monastero agostiniano di Dülmen a condizione di imparare a suonare l'organo. E così viene inviata presso la famiglia Sonntag. Il destino vuole che anche la figlia dei Sonntag avverta la stessa chiamata vocazionale. L'amica Clara vincola l'ingresso suo al convento anche alla possibilità che Caterina possa anche lei entrare in questo convento. Nel convento di Agnetenberg, Caterina si rende subito utile con piccoli lavori, ma la sua diversità attira ben presto invidia e cattiveria delle sue consorelle. Intanto il suo cuore comincia a soffrire di forti dolori che la costringono a letto per un lungo periodo. È qui che chiede al Signore di espiare su di sé le sofferenze degli altri. Le pene sostitutive o sofferenza vicaria non sono altro che la possibilità che noi abbiamo di caricarci delle sofferenze altrui, come ha fatto il Signore. L'accettava la sofferenza e l'accettava come offerta al Signore e si poneva lei come vittima sacrificale per i mali del mondo. A visioni di santi si alternano assalti del demonio. Sente il cuore come trafitto da frecce, mentre la sua fede è messa sempre più spesso a dura prova. Di notte c'erano queste battaglie contro il demonio che la tentava, soprattutto cercava di incrinare la sua fede, la sua devozione. Nonostante la sua condizione, Anna Caterina riesce a raggiungere i voti e diventare suora. Ma nel 1811, 9 anni dopo il suo ingresso, il convento di Dülmen viene chiuso. L'Europa viene sconquassata dal dominio napoleonico. Napoleone è l'erede e il continuatore della rivoluzione francese, questo
grande evento che ha cambiato la storia del mondo, diventa primo console e trasforma questa nuova situazione in un impero. Ma cosa pensa Napoleone della religione? Napoleone riteneva la religione un elemento importante nell'organizzazione sociale, nell'assicurare l'esistenza stessa della società. E pensava che la religione dovesse servire a legittimarne il potere. Lui voleva una chiesa che fosse in qualche modo controllata dallo Stato. In poco tempo il rapporto con il Papa inevitabilmente precipita. Quello che il Papa non può fare è accettare sistematicamente le decisioni di Napoleone. Il Papa non può limitarsi a fare il passacarte o il garante o il cappellano del nuovo ordine costituito. A questo suo irrigidimento, noi sappiamo che Napoleone risponde con l'occupazione militare dello Stato Pontificio e poi la deportazione dello stesso Pio VII. La Chiesa viene sottoposta alla giurisdizione dello Stato. I religiosi sono costretti a giurare fedeltà alla nuova Costituzione e parecchi ordini vengono soppressi. I beni della Chiesa confiscati e nazionalizzati per l'estinzione del debito pubblico. Per lei la parabola napoleonica fu molto pesante perché significò la fine di questo periodo per lei, felice, protetto, custodito dentro al monastero. I suoi viaggi mistici le concedono anche il dono delle profezie, eventi ancora da compiersi. Per esempio, descrisse la fine della parabola napoleonica, che nel periodo della sua vita era in pieno sviluppo, e lei descrisse esattamente la fine della parabola napoleonica e anche nei tempi. La profezia principale riguarda l'epoca dell'Anticristo. Sarebbe creata una sorta di seconda chiesa, anzi meglio lei la definisce antichiesa, addirittura con una setta quasi segreta interna che avrebbe operato per distruggere le fondamenta dell'autentica chiesa. Quindi un'epoca oscura dove avrebbero regnato l'ignoranza, la confusione e la depravazione. La Emmerich ha parlato anche di una chiesa che sarebbe stata guidata contemporaneamente da due pontefici. Caterina viene sistemata presso l'abitazione di una vedova grazie all'interesse del vicario Lambert, l'unico ad accorgersi del carisma della suora. Sempre più malata, Caterina viene assistita da sua sorella Gertrude. È in questa casa presso Dülmen che la veggente risiederà fino alla fine dei suoi giorni. Costretta a letto, Caterina continua a ricevere visioni e segni prodigiosi nel suo corpo. Le stimmate si concretizzano nel cuore. Anche qui c'è come una sensazione fisica di essere trafitti da questa lancia. La croce sul petto rappresentava il legame con Gesù Cristo, siccome era fortemente legata a Lui e soprattutto alla sua sofferenza. Gesù le appare più volte nel giro di poco tempo. Le imprime questa croce sul petto, che è la caratteristica di tutti coloro che gli appartengono, no? Che appartengono a Cristo.
E qualche mese dopo, nel dicembre 1812, Caterina riceve i sigilli finali. Le stigmate esprimono essenzialmente il fatto che Dio le ha dato dei talenti, che Dio la ama e, come suo figlio Gesù Cristo, anche lei porta un segno di questo rapporto. Dio le pose il timbro della sua amicizia, alle mani, ai piedi e al fianco. Questa è una cuffia da notte appartenuta ad Anna Caterina Emmerich. Questa è una benda del capo. Venne usata per assorbire il sangue della fronte. Ma perché Caterina supplica il Signore di poter provare lo stesso dolore della passione? Il fatto che Caterina Emmerich chieda al Signore di partecipare alle sue pene, questo è caratteristico di tutti i grandi mistici. Quando si ha l'esperienza della donazione di sé da parte di Dio, si cresce nel desiderio di essere conformi a Lui e quindi partecipare alle sue sofferenze. La sofferenza ha un senso, non è inutile, assume un ruolo di redenzione, redenzione personale del suo popolo e della collettività. Quindi è un dolore per aderire al piano salvifico di Dio. In poco tempo, la notizia della suora stigmatizzata si diffonde in tutta la città, giungendo all'orecchio del dottor Wesener. Egli voleva in realtà dimostrare come questo caso fosse falso. Ma quando la incontrò per la prima volta, rimase così sbalordito che si creò sin da subito una vera e propria amicizia tra i due. Wesener fu una figura centrale nella vita della veggente. Egli, infatti, condusse le sue osservazioni mediche per molti anni. E non si limitò solo alle osservazioni, ma ci ha addirittura tramandato le parole di Anna Caterina Emmerich. Con le sue memorie si sono potuti scoprire ulteriori particolari miracolosi di Caterina. Abbiamo il diario di questo medico, dottor Wegener, che descrive appunto tutto il suo iter di medico vicino a una persona di questo tipo. Quindi lui testimonia che lei rimase 12-13 anni senza mangiare e lui dice: io non l'ho vista prendere altro che acqua di fonte per anni e anni e anni. Certamente la spiegazione risiede nella dimostrazione della possibilità di vivere del corpo di Cristo. Grazie al dottor Wesener abbiamo molte informazioni precise ed obiettive, come probabilmente solo un medico può fare. Wesener cercò per esempio alimenti che potesse tollerare. Comprese allora da sé che questa sua condizione aveva a che fare con il rapporto che lei aveva con Dio. Dopo un'infanzia segnata da visioni soprannaturali, Anna Caterina riesce ad entrare in convento. Sempre più malata, la suora riceve il dono delle stigmate, che attirano l'attenzione su di sé. Stigmate, digiuno, estasi.
Presto, la Chiesa Cattolica vuole far luce sui segni soprannaturali di Anna Caterina. La diocesi di Münster invia ad Ulmen medici e sacerdoti per fare chiarezza. La commissione fu istituita per volere di Roma, che non appena seppe delle notizie dei fenomeni sovrannaturali di Caterina, volle investigare. La commissione la monitorò, verificando che fosse autentico e non un fenomeno di isteria o di autosuggestione. Ma come procede generalmente la Chiesa davanti ad eventi soprannaturali? Queste manifestazioni straordinarie, questi doni particolari, fenomeni mistici particolari, vengono esaminati dopo. La Chiesa esamina prima la vita del personaggio, non crede mai per principio, forse contrariamente alla percezione dei fedeli, cioè magari viene, quando si approva il fatto, allora assume una caratteristica particolare, una valenza particolare anche per la santità. Nonostante i risultati, che parlano di fenomeni extracorporei miracolosi e della perfetta salute psichica di Caterina, la suora viene esaminata anche dalle autorità prussiane. Fu presa dalla gendarmeria e quello che le fecero furono delle vere e proprie violenze, perché cercarono di mettere delle scosse, cercarono di aprire ancora di più le ferite e quindi fu una tortura quasi. Fu un'esperienza durissima per lei, che ne uscì quasi morta da queste giornate terribili, sorvegliata in maniera abbastanza brutale, con lampade accese giorno e notte, persone che la controllavano senza nessun riguardo, però non poterono trovare nessuna traccia di inganno. Superato questo difficile momento, la sua fama si diffonde velocemente anche fuori dalla Germania. Caterina riceve e ascolta ognuno incessantemente, nonostante la sua debole condizione. C'era un profondo legame con la gente. Molti le facevano visita e sentivano che lei sapeva capire il dolore, perché anche lei, come loro, soffriva. Quello che lei trasmetteva agli altri era: venite a me e condividete con me la vostra sofferenza. Sono pronta ad ascoltarvi, poiché anche Dio fa lo stesso, vi accompagna nella sofferenza che vivete. Ma di che cosa era capace realmente la mistica visionaria? Caterina d'Emmerich, come la gran parte delle veggenti, aveva la possibilità di telepaticamente entrare in connessione con la mente delle persone. Consigliava certamente, grazie alle sue doti di veggenza, di precognizione, telepatia, queste doti che oggi chiamiamo paranormali, perché era in grado di dire quello che avevano fatto, come era stata la loro vita e qualche volta anche cosa sarebbe successo. E poi aveva una dote straordinaria, che era quella di riconoscere gli oggetti consacrati da quelli non consacrati. Ad Ulmen giungono anche artisti e letterati, incuriositi dai sorprendenti racconti sulla suora. Fra questi, il poeta di origine italiana Clemens Brentano. Brentano arrivò per la prima volta a Ulmen nel settembre 1818. Voleva vedere a tutti i costi questo fenomeno Emmerich. Era fortemente spinto dalla curiosità, ma anche dal desiderio. A un certo punto ha una crisi enorme, perché sente di essere andato al di là, di aver offeso Dio. Si sentiva talmente padrone della sua arte, che creava dei mondi, con la sua poesia soprattutto, che va in crisi proprio di blasfemia. Nel momento in cui sente parlare di questa donna semplice, ecco che cambia completamente la sua vita. L'incontro fra la suora e Brentano sembra però scritto nel passato di entrambi.
lei già sapeva che sarebbe arrivato questo uomo che si era immaginato con i capelli bruni e che si sarebbe affiancato accanto a lei, quindi questo incontro benedetto lei lo anticipò nella sua mente fin da piccola. Che una ragazza di poveri mezzi così semplice poi fosse riuscita ad essere segnata da Dio per esprimere questo rapporto tra la natura e il divino, ecco che questa era la cosa che lui cercava da sempre. Ma quale posto occupa Brentano nella letteratura tedesca? Heinrich Heine, un altro grandissimo poeta tedesco, che scrive, certo, il nostro più geniale poeta è proprio Clemens Brentano. Brentano è importante perché ha creato una sorta di ambiente nel quale è nato il romanticismo tedesco. Intraprende un viaggio sul Reno e decide di raccogliere tutto il patrimonio delle memorie dei canti popolari. Possiamo dire che Brentano sia stato anche il primo cantautore della storia, perché cantava queste fiabe andando nei salotti per bene di mezza Germania. Il pellegrino, come Brentano viene soprannominato dalla suora, rimarrà al capezzale di Caterina fino alla sua morte. Ma cosa spinge un artista del suo spessore a rimanere fermo per 6 anni nella stanza di Dülmen? Brentano si è innamorato di amor mistico. Vede che questo segno vivente non c'è bisogno di crearlo con i fuochi d'artificio della poesia. C'è qualcuno che ce l'ha scritto sulle mani. In qualche modo fu guarito nell'anima dall'incontro con Caterina, perché da poco credente si illuminò. Brentano trascrive le visioni della mistica parola per parola, spingendo Caterina al limite delle sue forze. Vedeva a seconda del periodo liturgico. Lei non ha mai visto, per esempio, tutta la vita della Madonna di seguito, tutta la vita di Gesù di seguito. Anna Katharina Emmerich ist in ihren Visionen immer geschwungen. Nelle sue visioni passava da una situazione all'altra. Un momento era nella stalla di Betlemme e vedeva la nascita. Il momento dopo vedeva la Via Crucis di Gesù. Qui, nell'immagine, si può vedere molto bene come scriva piccolo e in modo accurato. Si possono anche osservare i disegni da lui prodotti. Descrizioni accurate della vita di Maria, dettagliati episodi sulla passione di Cristo, precise caratterizzazioni di santi e apostoli. Le visioni di Anna Caterina Emmerich colpiscono per lucidità e precisione. È come se vivesse all'epoca, nel momento stesso in cui vede, sente, addirittura gli odori è in grado di avvertire e poi di descrivere. È trasportata fisicamente, mentalmente, linguisticamente nel contesto dell'epoca di Gesù. Un personaggio descritto psicologicamente benissimo è il personaggio della Maddalena, che secondo Anna Caterina era sorella di Lazzaro, Maria e Marta, sorella minore e molto viziata, e che dopo una vita molto gaudente, piano poco per volta, vedendo Gesù anche da lontano, comincia a redimersi e diventa la sua più fedele seguace. Caterina vede chiaramente anche la vita di Maria. E seguendo queste dettagliate visioni, alcuni archeologi faranno anni dopo la morte della suora un'incredibile scoperta. Efeso, Turchia. È questa la casa dove, secondo la veggente, visse gli ultimi anni Maria, la madre di Gesù.
Ma le visioni di Caterina possono in qualche modo contrastare con le parole del Vangelo? Le visioni di Anna Caterina Emmerich sono straordinarie perché non contraddicono i Vangeli. Quello che è sorprendente è che questa donna, che non aveva studiato se non pochi mesi a scuola, ha potuto raccontare le vicende dell'Antico e del Nuovo Testamento in maniera così precisa e puntuale. Alla morte della mistica, Brentano comincerà un lungo lavoro di riorganizzazione degli scritti. Il primo che scrisse fu quello sulla passione di Gesù, che ebbe un grandissimo successo, poi la vita di Maria e poi i tre anni di insegnamento di Gesù, primo, secondo e terzo anno di insegnamento di Gesù, e un ultimo libro che è una miscellanea di varie cose, vita dei santi, vita, storie dell'Antico Testamento e così via. Brentano riprende tutte queste trascrizioni, comincia a risistemarle anche dandogli dei titoli e cercando di darle una lingua più bella possibile. Nonostante il precipitare delle sue condizioni, Caterina continua a confortare chi raggiunge il suo capezzale. Ma la morte dolorosa per paralisi polmonare giunge nel febbraio del 1824. Attorniata dai suoi amici e devoti, Anna Caterina si spegne con lo sguardo rivolto al crocifisso. È consapevole di avere intorno a sé le persone che l'hanno seguita, l'hanno amata. Lei percepisce che la sua agonia può essere fruttuosa per il bene di alcune donne che erano malate, gravemente malate, e offrendo al Signore la sua agonia, lei non fa altro che guarire queste persone. Quindi si ha la guarigione miracolosa di costoro e il peggioramento della nostra santa. Caterina viene sepolta presso il cimitero di Dülmen, ma qualche mese dopo, a causa di una voce sul trafugamento della salma, la bara della suora viene aperta. Il corpo è integro, senza segni di putrefazione. Il processo di beatificazione della suora inizierà dopo 70 anni dalla sua morte e si concluderà positivamente solo nel 2004. Furono fatte molte perizie. Poi vennero presentati i testimoni, ritenuti attendibili, che dovevano dare appunto testimonianza della vita virtuosa della veggente. Anna Caterina Emmerich, la mistica che ha sconvolto la Germania protestante. La suora che ha provato il dolore della passione. La veggente che ha ricevuto profezie e visioni ultraterrene. Anna Caterina, una semplice donna segnata da Dio.